bellezze, allora, solito sfondo, ma il video è per me e la bimba. Ovvero, praticamente vi parlo dei prodotti che ho preferito in meno in questo periodo per la bimba e non solo. Parto subito con quello più grande, che è quello anche più ingombrante, ed è questo qui. Mi hanno regalato questi bavette, questi bavaglini monouso. Io non sapevo nemmeno che esistessero i bavaglini monouso, sono sincera, cioè è veramente una scoperta del secolo. E devo dire che sì, questo è un pezzo di muro. Ok, e devo dire che praticamente sono molto molto buoni. In pratica, in questa confezione qui, che è della Chicco, ne escono 40, quindi tantissimi. E praticamente sono da un lato in tessuto, dall'altro lato sono plastificati. Hanno questa tasca appunto avanti, raccogli pappa, ma sinceramente non c'è nemmeno niente in quello là, hanno semplicemente dietro al collo, perché mia figlia è tutta speciale, e sono stati utili durante i primi giorni dello svezzamento. Difatti, nei primi giorni dello svezzamento è un macello, cioè vedete pappe che volano a destra e a sinistra, quindi questo qui mi è stato utile. Sono monouso, quindi sono anche ottimi da portare in giro, perché non ci portiamo dietro quel bavetto sporco a destra e manca che ci zozza tutta la borsa. Anzi, questo qua lo prendete, lo togliete e lo gettate. E per di più devo dire che l'adesivo è molto molto resistente, sì, perché non va legato, ma appunto tramite questi due pezzi di plastica va attaccato al collo, dietro si attacca al collo, si aggancia, e praticamente non va via con niente, cioè è una forza, ci vuole, quindi lei non se la può strappare e voi siete tranquilli. Non so il prezzo, perché ho detto me l'hanno regalato, comunque è della Kiko Ismail, quindi penso che si trovi facilmente. Intanto io parlo e cestino le cose, così evito, perché è una borsa pienissima. Passiamo al reparto salviettine. Allora, reparto salviettine, sperando che... Perché? Devo chiudere per forza il balcone. Arriviamo al reparto salviettine. Le prime che ho provato sono queste qui, questo mese, le Pampers Baby Fresh. Allora, le ho provate perché essenzialmente mi occorrevano le salviettine da borsa urgentemente, e piuttosto che prendere il solito pacco gigante che fa una bruttissima fine nella mia borsa, poi casomai farò vedere il video cosa c'è nella mia borsa, ho provato a prendere queste qui. Allora, innanzitutto il prezzo è di 1 euro e qualcosa, quindi diciamo che non è né conveniente né c'è risparmio né niente. Certo, la convenienza sta nel fatto che il pacchetto è più piccolino, di fatti ce ne sono 12 all'interno. Devo dire che, aspettate che sento un'altra volta l'odore, perché non ricordo. Sì, l'odore è bellissimo, e devo dire che il tessuto, perché voi sapete che guardo tantissimo al tessuto, il tessuto davvero era ottimo. Difatti era molto molto resistente, bello spesso, non si rompevano, e con una massimo due salviettine riusciva a pulire mia figlia praticamente. Ci sono anche altri tipi, a quanto ho visto, e sinceramente sono curiosa di provarli. I Pampers, come i pannolini, invece io li detesto praticamente, li odio letteralmente. Quindi sapete già che comunque sia, per me non assorbono niente rispetto agli Huggies, che io stramo. Ma adesso sto provando un'altra marca, che poi ve ne parlerò, che mi piace particolarmente, è abbastanza buona. Passiamo alla prossima. Prossima bustina è questa qui. Voi sapete che bene o male io faccio Napoli-Milano, Milano-Napoli quasi tutti i mesi. E a Milano, diciamo nella periferia di Milano, c'è un negozio che si chiama Risparmio Casa, e devo dire che queste salviettine qua, pacchettino da 72, senza coloranti, senza parabeni, senza PEG, senza alcol, con aloe vera e olio di mandorla. E su questo avrei da dire, perché non capisco. Comunque sia, devo dire che il prezzo è di 1 euro e qualcosa, oppure proprio 1 euro, non ricordo. E mi piacciono tantissimo. Queste le utilizzo sempre quando sto super, perché le mie preferite, appunto, le Huggies,
Le trovo raramente e costano un botto, quindi preferisco queste qua in sostituzione. Devo dire che sono molto molto buone. L'odore è bellissimo e ci sono due versioni, la gialla e la blu, ma essenzialmente cambia il packaging perché hanno le stesse cose, gli stessi ingredienti e identiche praticamente. Per il prezzo comunque non è male. Io vendo la rosa perché la scritta BB, qui come vedete, è rosa, quindi giusto così, ma nulla, nient'altro praticamente. Poi, mi stava affogando. Una scoperta di questo periodo sono state queste qua. Non so perché la Fria non mi ha inviato a me le tappettine, visto che bene o male anche io una bimba, non scherzo, però ho visto che parecchi youtuber hanno ricevuto la Fria tappettine bevute, così quella. Vabbè, comunque, il marketing, il marketing, marketing. Queste qua sono BB Igiene, formula Nutri-Milk, effetto idratante, azione nutritiva. Questo qua era un pacco da 3, ossia c'erano due pacchi da 72 sabbettine, più un mini pacco per la mamma da, mi pare, 12 pezzi, quindi era ottimo perché quel prezzo era tipo 2 euro, quindi avevo quelle da borsa e quelle per casa. Anche se sinceramente prediligo lavarla sempre sotto il lavandino, cioè nel farle bagnetto piuttosto che utilizzare sempre queste qui. Le utilizzo nel caso veramente vado di corsa o comunque sono in compagnia e quindi magari ecco, è meglio fare un po' prima. Devo dire che il tessuto mi è piaciuto particolarmente, non tanto forse come sono stati messi all'interno del pacchetto. Mi spiego meglio. Se prendete una salviettina, sapete che bene o male nel 50% dei casi una tira l'altra. Queste qui invece venivano tirate una tira l'altra, però a un certo punto non erano più collegate, quindi penso che sia un problema di macchina, lasciamo stare comunque. Non sono male, non sono bagnate inizialmente o alla fine e in mezzo a niente. Il discorso che vi feci sulle salviettine Johnson, se vi ricordate, vi mando a quel link in cui le salviettine erano all'inizio secche e poi in fondo fradice proprio. Quindi lasciamo stare. Queste qui, devo dire che come le altre due anche, erano salviettine costanti, bagnate tutte quante alla stessa maniera. Comunque, con il prezzo stiamo là, perché queste qui sono 72 salviettine, quindi ci siamo. E vabbè, il packaging è ovviamente differente e vi ho detto il tessuto comunque è ottimo, non si strappa e quindi va benissimo. Non si strappa perché prova sempre le Johnson, a cui rimane il video, che purtroppo quelle si strappavano. Non so perché, io andavo a pulire la bimba e fum, si rompeva la salviettina, quindi era un macello. Poi andiamo avanti. Altre salviettine, sì, io le conservo, le ho portate anche da Milano a scendere, quindi adesso sto a Napoli, quindi vi lascio immaginare la donna che cammina con le salviettine in treno finite, ok? Ho provato queste qui le ho comprate perché in un negozio vicino casa, tempo fa c'era l'offerta, tre pacchetti 1,52 euro, non ricordo, quindi era ottimo, sinceramente non vado a vedere la marca come avete visto o altro, alla fine queste sono e sinceramente preferisco sempre sciacquarle sotto l'acqua, quindi le uso raramente. Quando le uso non mi interessa vedere, perché alla fine andando a controllare tutte quante hanno le stesse schifezzine, alcune, poi tutte quante hanno gli stessi benefici, insomma, il discorso è ognuno ha la propria filosofia. Ci sono alcune signore che ad esempio comprano le stesse marche, ma non so, io vario anche perché magari ogni salvettina ha un ingrediente particolare, quindi così posso vedere anche che reazione fa sul corpo di mia figlia nel caso che eventualmente venga in considerazione che abbia qualche allergia o meno. Quindi sono test di ogni mamma che poi fa a modo suo. Comunque si chiamano Sofficia Bale, non so la marca precisa, penso sia questa qui, e devo dire che sono sempre 72, il prezzo è ottimo sempre, il tessuto è buonissimo come sempre, la come dire, la freschezza, vogliamo dire così, infatti la salviettina bagnata è identica sia all'inizio che alla fine. La cosa che più amo però è che poi andrò a fare anche un tutorial su come ricrearlo e tutto il resto appresso, quindi mi raccomando pollice in su, e il fatto che abbiano questo qui. Ragazzi, questo qui è fondamentale perché ad esempio mia figlia si mette a giocare con le salviettine bevute perché a volte siamo in viaggio, non so come mantenerla tranquilla. Questi qui di plastica me li straccia, me li perde, me li rompe e quindi alla fine non so più come chiudere i pacchetti. E molti pacchetti purtroppo li ho dovuti buttare appositamente per questo e non recensibili perché sarebbe stata inutile in quanto la recensione non era efficacemente sicura.
ad esempio, vedi solo questi qua che comunque hanno ancora il talloncino avanti, sto facendo la recensione perché altrimenti non saprei come dirvi la verità. Comunque questi qua li amo alla follia proprio, cioè un pezzo di plastica ti cambia veramente la vita, perché comunque le salviettine sono e rimangono sempre fresche. Poi andiamo avanti, ci sono altre salviettine orta, così io ho una busta piena, ragazze. Ah sì, vabbè, io questo lo sapete ormai, che questi qui sono appunto i miei pannolini preferiti, gli Huggies Unistar, anche se gli Huggies per bimba mi piacciono lo stesso, anche se hanno i disegnini diversi, tipo questo qua è il Re Leone, quelli là Minnie. Mi piacciono tutti i tipi di Huggies perché davvero li trovo che assorbono tantissimo, non rilasciano popù e quant'altro, e per di più sono resistenti le molle e gli elastici, quindi sono fantastiche. Il prezzo varia in base anche alla taglia, e soprattutto ogni taglia ha una serie di pannolini diversi, tipo qua arriviamo a 18, mi pare che in quella più piccolina ce ne siano di meno o di più, non ricordo, mi pare di meno praticamente. Quindi questo fatto qua è sempre da verificare, poi ecco il prezzo varia sempre a zone. Io posso dirvi che con i Pampers sì, costano un pochino meno in alcuni posti, però ci sono anche tantissime belle offerte, veramente tantissime offerte strepitose, però io non mi ci trovo, ragazze, cioè più forte di meno, per me non assorbono niente, per di più dopo un po' di tempo l'adesivo si stacca da solo e molto spesso mi sono ritrovata mia figlia senza pannolino, cioè scene dell'altro mondo. Va bene, poi ok, questa qui che già ve ne ho parlato in un video, l'ho pagata 4,37 € in farmacia, la prima volta che appena nacque, quindi questa qui ha 6 mesi circa, dura tantissimo perché davvero 100 grammi di prodotto, ma non ne occorre una valanga, ne occorre pochissime, e poi a differenza della nostra questa qui è molto molto più fine e poi su un corpo piccolino, cioè non è che ne occorre tantissima. Io essenzialmente la polvere la metto nelle zone in cui si fanno le pieghette, per evitare che comunque sia col sudore si arrossi. La Fissal mi sono sempre trovata bene, ci sono anche altre marche solo. Il flaconcino è perfetto, perché anche se la ci zucca mentre la cambio, non si apre con facilità qui. Io l'ho pagata 4,37 € uno sproposito, io l'ho trovata anche di meno poi dopo. E devo dire che infatti questa qui adesso l'ho pagata tipo 2 € qualcosa, quindi girate ragazze, non mi fermate in un unico posto e non mi fermate sulla marca. Io ad esempio ho trovato la Fissan, mi trovo bene con la Fissan, ma non dico che comprerò anche altri polveri per mia figlia. E questa qui mi piace abbastanza, poi ecco è molto comodo, e anche questo qui andremo ad utilizzarlo in qualche modo, quindi mi raccomando seguitemi. Poi andiamo avanti, questo qui è il Clexane Spray. Allora, questo qui perché l'ho? Essenzialmente l'ho perché una volta uscita dall'ospedale, perché ho partorito in ospedale, poi se volete la mia storia sul parto vi farò sapere un video o quant'altro. L'ho comprato perché una volta che uscita dall'ospedale l'ombelico di mia figlia doveva ancora seccarsi e quindi devo fare le medicazioni e quant'altro, e mi consigliano questo qui se sto sull'ospedale. Parlandone su alcuni gruppi con delle mamme, alla fine ho scoperto che molti lo utilizzavano anche per il cambio pannolino, io non ci avevo mai pensato, e alla fine devo dire che è la svolta, perché innanzitutto il fatto che sia spray non mettete le mani, voi sapete che io detesto toccare le creme con le mani, vi rimando a un video precedente in cui parlavo della pasta Hoffmann che era nel vasetto e che odiavo perché io sono fissata, quindi dovevo sempre lavarmi le mani prima e quant'altro, era un macello. Questa qui comunque è lenitivo, purificante e protettivo per la cute, con sostanze dermofunzionali ed ossido di zinco. È fantastico, lo trovate in farmacia, in parafarmacia, il prezzo è tipo intorno ai 10 €. Però vi dura tantissimo, ragazze, perché comunque sì, è bastato davvero uno o due spruzzi. E di fatto in questo qui avevo un progettino in mente perché quando viaggiavo, quando viaggio, è molto più comodo uno spray rispetto a polveri e quant'altro, perché innanzitutto dovete stendere la polvere e magari avete le mani sporche e quindi non fate altro che stendere anche i batteri e quant'altro. Lo stesso vale anche per le creme. Poi, questo qui, come vi ho detto, è un video anche mio.
Alla fine di tutti li ho utilizzati. Questo qui devo dire che mi sono trovata abbastanza bene. Io ho la ossessione per il Negro Roberts e non lo farei a cambio con nessuno perché è fantastico odore, resistenza, formulazione e quant'altro. Ho provato questo qui che devo dire è molto molto simile, abbastanza buono. Semplicemente io detesto i DAF per il packaging, è troppo ingombrante secondo me. Quindi, però è ottimo che questo qui non è per niente male. Poi una cosa che io faccio spesso è lavare mia figlia con vari prodotti. Come ho detto, amo cambiare tantissimi prodotti e molto spesso uso appunto queste bustine qua, la Unico bagno in polvere a base di avena e amido per neonati e bambini. Questa qui io faccio più di una volta perché essenzialmente va usata nella vasca da bagno tutta la bustina per quanti litri d'acqua? Tutta quanta praticamente. E invece che faccio? Riempio il bagnetto e ne metto una metà e poi l'altra metà, quindi alla fine 11 grammi faccio 7 e 7. E devo dire che mi trovo molto molto bene. L'ho utilizzata anche sui capelli, ma siccome mia figlia è riccia, i capelli sono attaccati tutti quanti, quindi evito di utilizzarla sui capelli. Però sul corpo veramente rinisce tantissimo perché specialmente con questo caldo tendono a formarsi dei rossori, dei puntini rossi e quello è il sudore essenzialmente, quindi questo aiuta tantissimo praticamente, quindi ottimo. Alla fine siamo arrivati, sì, adesso c'è la parte più divertente, se così si può dire, e ovvero tutti gli omogenizzati che ho usato finora con mia figlia. Non vi faccio vedere i barattolini, perché ho un progettino anche per quello, però vi faccio vedere le marche. Allora, della Melin ho provato prosciutto e pollo e devo dire che mi sono trovata tantissimo. Quello che non condivido forse è un po' il prezzo alto, però con la Melin vado su sicuro. Infatti l'omogenizzatore non è mai stato sciolto, eccetto per uno con cui ho avuto serie difficoltà. Penso che sia un problema stesso di questo tipo di omogenizzato e non della marca. Il coniglio, ragazzi, il coniglio era acqua praticamente, infatti su quattro vasetti un paio mi pare li ho buttati. Non era scaduto, non è niente, anzi, cioè, era messo in un posto fresco, non ha umido, non ha sole e quant'altro. Ma ragazzi, si è sciolto, quindi amen, cioè, non potevo fare niente, quindi il coniglio lo proverò anche di altre marche, ma secondo me è proprio il coniglio che è sbagliato, praticamente. Vabbè, che io l'ho comprato, ma odio mangiare il coniglio, io figuriamoci se poi mia figlia guarderà, non guardandomi che mangio il coniglio, non penso che lo mangi lei, cioè io sono per l'idea che la figlia fa quello che fa la madre per la maggior parte. Ovviamente c'è sempre l'eccezione, ci sono sempre le proprie scelte, quello è sicuro. Vi voglio consigliarvi questi qua, questi maxi confezioni da 6 vasetti di risparmio, veramente risparmiate tantissimo perché calcolate che ogni due omogenizzati costano 2 euro, questi qui li pagate se non 2 euro qualcosa, quindi ce ne sono 6, è un risparmio tantissimo. Mele e banana e la consiglio di dare molto spesso la banana inizialmente perché grazie alla banana mia figlia mangia tutti gli omogenizzati e quando magari non c'è la banana non se ne accorge o magari c'è la mele e quant'altro, quindi riesco a farle mangiare la frutta. Vabbè che le mangia frutta sempre, il problema sta proprio nei omogenizzati di carne che le non mangia, ma vabbè, chi se ne si vedrà. E questo qui appunto è banana kiwi, che sinceramente ho anche assaggiato io perché assaggiavo un cucchiaino e non ne sono per niente male. Anche questo qui ma ci risparmio, quindi il prezzo è lo stesso, è molto molto ottimo. Poi, questi qui li ho trovati alla Lidl, mi pare che siano un pacchetto. Questi qui li ho trovati alla Lidl, li ho trovati a 99 centesimi. Devo dire che molto spesso vado a fare la spesa con mia madre, quindi lei è molto avvezza all'antica, quindi le marche sono quelle e basta. Questa qui è la Lupil, no, Lupilu, e ho preso prugna e mela e salmone e verdure. Allora, fantastico. Innanzitutto il fatto salmone e verdure mi permette di non aggiungere altre cose alla pappina, quindi è fantastico. Certo, non è il top per il top perché prendere una carota e fare un attimo un muro di verdure non ci vuole assai, però in mancanza di tempo questo è ottimo. Il prezzo poi è fantastico. Questo qui anche le è piaciuto. Forse l'odore non mi è piaciuto tantissimo, però abbastanza buono. Il prezzo l'ho detto poi pochissimo. Sempre riguardo al fatto che sto in viaggio, quindi a volte ecco, non posso cucinare sul treno o in macchina,
e quindi mi butto sulle verdure miste e quant'altro. Questo qui mi piace particolarmente, l'ho usato anche in spiaggia se non mi sbaglio. L'unica cosa è che mi ha macchiato il cucchiaino di plastica trasparente e bianco, non si leva con niente, l'ho provato a lasciare nella molla e quant'altro, quindi non oso immaginare che poteva succedere su una magliettina bianca. Fortunatamente avendo il bavetto non me l'ha macchiato, ma è la carota stessa penso che mi dia questo problema. Il prezzo mi pare che sia intorno ai 2 euro, non vorrei sbagliare, però è abbastanza buono. Vi ho detto poi li uso in caso di necessità. Difatti, ok, per queste tre della Hip, una marca che veramente amo. E appunto questi qui sono con carote, cavolo e piselli, carote, patate, zucchine e patate. Ovviamente la patata ci sta sempre in tutto quanto perché è molto molto dolce, quindi aiuta a mangiare i bimbi. La pera, ho provato anche, e la pesca, devo dire che me le pesca, devo dire che appunto sono fantastici, il prezzo è anche abbordabile. E niente ragazze, questo è tutto, io mando un grosso bacio, spero che questi video possano essere utili in qualche modo, so che magari la qualità non è eccelsa, però mi raccomando, sostenetemi, scusate se vado di corsa, ma si sveglia mia figlia, difatti sento i giochi, suonare e quant'altro, quindi devo andare assolutamente di là, altrimenti me la trovo che magari non lo so, piango e quant'altro, quindi non voglio questo. E nulla, io mi raccomando, vi invito a seguirmi su Facebook, su Facebook no, perché su Instagram, su Facebook sto avendo un po' di problemi, quindi poi magari vi farò sapere quando sarà attiva un'altra volta la pagina e vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao bellezze!